Benvenuti nel canale di Lord Demonet. Io di solito porto Shadowverse sul canale, comunque sono abbastanza attaccato alla 6 Games in quanto ho visto Shingeki no Bahamut Genesis, Shingeki no Bahamut Virgin Soul, Granblue Fantasy e anche quell'anime stupido con le ragazze cavallo che non aveva senso di esistere. In ogni caso, devo dire che gli anime proposti da questa casa produttrice sono di qualità sicuramente molto elevata, almeno dal punto di vista delle animazioni, poi dal punto di vista del contenuto giudicherete voi. E quindi diciamo che sono qui per vedere il trailer uscito nel 2015 di una serie che dovrebbe uscire in teoria a breve, quindi possibilmente anche gennaio 2019. Si tratta di Manaria's Friend, appunto basata su Manaria, di cui abbiamo anche un archetipo su Shadowverse, quindi diciamo che farò un po' di parallelismi. E niente, vediamo un attimino di che cosa si tratta. Allora, partiamo subito con uno scorcio di Anne, direi, e Grea, carte che, come dire, erano già presenti in Darkness Evolved, mi pare, o in, Rage of Bahamut. Non mi ricordo bene l'espansione. Comunque, Anne è stata ristampata anche in Omen of the Ten e ora è il perno del mazzo di Manaria, appunto. Quindi, vabbè, molto toccante questa scenetta. Qua, ma la qualità si può alzare? No, peccato. Qua vediamo Anne tirare una bellissima spella 10, perché non ho idea di come si chiami quella mossa là, ma è sicuramente la spella 10 che è token di Anne, che fa X danni a un avversario pari al numero di carte di Manaria che abbiamo giocato durante la partita. Quindi andiamo avanti, vabbè, c'è la presentazione del titolo, bla bla bla, Shingeki no Bahamut, eccetera eccetera. Qua c'è Grea davanti a una sorta di dirupo, una sorta di collina. Qua c'è l'Accademia di Manaria e verranno introdotti dei personaggi. Stoppiamo un attimo. Lu, matricola. 2 mana, 1-1, aggiungi una carta con carica magica alla tua mano, dal deck alla mano. Utilissima, si è vista in Daria qualche tempo addietro, quando ancora stava in rotation. Si è vista anche in Neutral Runecraft con Ginger. E in ogni caso è stata una carta abbastanza interessante finché era in rotation. Ora in Unlimited non ho idea di che ruolo abbia, ma probabilmente si gioca nel mazzo di Manari anche in Unlimited. Passiamo oltre, questi non ho idea di chi siano. Questa è Anne. 5 mana 4-4, aggiungi una carta di Manaria, una spell token di Manaria alla fine del turno alla mano. Se hai giocato una carta di Manaria durante il turno, ci aggiungi un'arte occulta di Manaria, che è la più forte tra le spell di Manaria, token chiaramente. Miranda o Mira, insegnante di magia, non mi ricordo bene sempre gli archetipi che attribuiscono alle carte. E direi che 6 mana 3-3. Con ostentazione aggiunge sempre una spell token di Manaria, con evoluzione ci aggiunge invece l'arte occulta di Manaria. Grea, qua vediamo un po', c'è sempre Anne. Questo non ho idea di che cosa sia. Ah no, sì che so cos'è. È il Grimorio Manariano. 3 mana, 1-2, aggiungi due carte dal deck alla mano, o pesca due carte dal deck alla mano. Però ha un secondo effetto brutto, mi sembra. Perché 3 mana, 1-2, pesca 2, mi ricordo. Ah, forse non puoi giocare spell. O se peschi delle spell vengono scartate. Comunque anche quella è presente. Qua viene rotto tutto. Benissimo, c'è Anne che scappa e ordina a tutti di mettersi in salvo. Qua abbiamo Grea che risveglia il suo potere draconico e oh, aspettiamo. Qui bisogna un attimo vedere le cose con calma. 0,5, senza volerlo l'ho direttamente messo. No, voglio vedere una bella scena in cui si veda. Ecco, Bertrand Mentore Magico, 2 mana, 2-2. Cosa faceva? Ah sì, Spirare. Se abbiamo giocato una carta di Manaria durante il turno, lui aggiunge una spell token di Manaria, che non sia arte occulta, ovviamente. Owen, 2 mana, 1-2, con ostentazione aggiunge una carta di Manaria dal deck alla mano. Questa non so chi sia. Questo potrebbe essere Ain Lane. È una carta che non si è vista mai giocata, ovvero è un 6 mana 5-6 che porta 5 la carica magica di tutte le carte con carica magica nella nostra mano.
Cioè, o meglio, porta 5 la carica magica di tutte le carte con carica magica 4 o inferiore in mano. Ecco, così suona un po' meglio. Però non ho idea se sia lui o meno, perché l'artwork ci assomiglia abbastanza. Però non essendo molto iconico in lane, non riesco bene a inquadrarlo. Vabbè, qua abbiamo sempre lui. Qua è sempre il Grimorio Manariano che evoca dei mostri. A caso, qua ci fanno vedere un po' di attacchi dei personaggi, quindi un po' di spell. Vabbè, ok. Qua, oh, questo è un Ogler però colorato di blu. Cioè, Ogler nel gioco lo abbiamo come 5 mana 3-4, se non ricordo male, che sconta di uno il suo costo per ogni spell che tiriamo, quindi è una banalissima carta con carica magica. E si gioca tra l'altro in Daria, se non erro. L'unica differenza e il motivo per cui non l'avevo riconosciuto subito è che nel gioco è arancione e qua invece è blu. Ma effettivamente rimane lo stesso, semplicemente. Quindi abbiamo Greha che affronta l'Ogler. Però è strano, sono entrambe carte di Manaria. Non pensavo che fossero, come dire, nemici. Questo è un cosa, un coso. Vabbè, è una sorta di mostro, sinceramente non mi piacciono tantissimo gli scontri mostro essere umanoide, ma preferisco essere umanoide contro essere umanoide, ma andiamo avanti. Greha viene schiantata in aria, cioè scagliata, non schiantata. E qua abbiamo Ahn che ci mostra l'altro dei suoi token, ovvero il 2 mana 5-5 Impeto Guardia. Per chi non lo sapesse, faccio un breve riassunto su cos'è Ahn, magari per chi non è proprio avvezzo a Shadowverse, ma si volesse buttare, come dire, nella mischia e quindi volesse scaricarselo. Ahn è una 9 mana 4-4 che sconta di 1 il suo costo per ogni carta di Manaria che giochiamo, proprio come fa Miranda, e che una volta evocata ci può permettere di aggiungere o questo 2 mana 5-5 oppure la spell che vi ho fatto vedere prima, o meglio, che abbiamo visto prima nel trailer. Che fa X danni pari al numero di carte Manaria giocate. Ora, bomba di fuoco magica si chiama, una roba del genere. Vabbè, qui ci fa vedere lo scontro. Innanzitutto, ottime come al solito le animazioni di Cygames, nonostante questo trailer risalga al 2015. Però, chiaramente, la Cygames ha sempre fatto dei lavori eccelsi. Quindi, credo che veramente sarà almeno graficamente un anime di qualità. Vedremo un po' se anche i contenuti saranno abbastanza buoni. Quindi il trailer direi che si chiude con questo scorcio del cielo con Anne e Greha che si stringono la mano e direi che possiamo tranquillamente finire la recensione. Allora, sicuramente ho intenzione di guardarlo perché mi ha intrigato parecchio. Comunque io, non avendo giocato a Granblue, non so la lore dietro l'Accademia Magica di Manaria. Darò sicuramente una possibilità. Ditemi voi nei commenti se voleste guardare quest'anime appena uscirà. E che dire, se vi piacciono i video di questo tipo, fatemelo sapere nei commenti, queste sorte di recensioni. Iscrivetevi al canale. Qui sotto in descrizione trovate account Telegram e account Discord, o meglio, gruppo Telegram e gruppo Discord. E per questo video è tutto. Noi ci rivediamo al prossimo. Ciao ragazzi! E viva Cristo! La 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 la! Ma bella Cristo! La 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 la!